Che? Gioppo! Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi parliamo del 28esimo classico Disney, un film del 1989. Sto parlando della Sirenetta. Siamo finalmente giunti al rinascimento Disney, definizione di Jeffrey Katzenberg. Non ridiamo per il suo nome, che è uno con i controcazzi, e non ridiamo neanche di questo, perché stiamo parlando di quello che all'epoca era a capo della divisione cinematografica della Walt Disney Pictures. Ha chiamato questi 10 film il rinascimento Disney perché stiamo parlando di film che al botteghino hanno fatto furore e c'è un rilancio proprio della Walt Disney Pictures nell'ambito cinematografico, non solo del cartone animato degli spezzoni come li conosciamo noi da 20-30 minuti. Già con Oliver & Company si cominciava a vedere quali sarebbero state le caratteristiche base dei film della prossimo decennio, ecco. Tutti quanti più o meno assimilano le stesse caratteristiche, in particolare l'utilizzo delle musiche, cioè l'intrattenimento di base del film, non è più soltanto prosastico, ma si basa sul vero e proprio musical, un musical alla Broadway. Nella fattispecie, le caratteristiche del rinascimento disneyano, cioè le caratteristiche di quasi ogni film di questo rinascimento, sono state standardizzate proprio un format, un plot che bisognava seguire per avere la sicurezza di fare un film che al botteghino avrebbe fatto una marea di incassi. E adesso vi vado a leggere quali sono queste caratteristiche. Scene di canto o numeri di danza trattando il film in chiave musical. Protagonista giovane, solitamente orfano di almeno uno dei genitori o di entrambi. Storia sentimentale con al centro una storia d'amore che all'apparenza sembra impossibile e l'inserimento di animali interagenti con il protagonista come personaggi secondari. Questo ora è diventato lo standard, cioè ogni classico Disney da questo momento in poi sarebbe stato così. È triste cazzo, Cioè, non so voi, quando io l'ho letto ho detto no, che triste. Effettivamente percepisci degli elementi in comune, no? Ma non pensi che sia standardizzato, invece no. Partite dal presupposto che qualsiasi cosa vedete in televisione e al cinema è uno standard, partite da questo presupposto. È brutto però vederlo, no? Perché è come quando guardi il mago, no? Che ti fa il super numero cazzuto e ti rimani lì, boh, come cazzo ha fatto, eccetera. Poi ti svela il trucco, no? Guarda, avevo l'asso nascosto nella manica. Ah. E tutta la magia si perde, no? Quindi avrei preferito non leggerla sta cosa, ma dovevo farci il video sopra, quindi eccoci qua nel rinascimento Disney, viva! Parliamo adesso del film in sé, della Sirenetta. Questo film, insieme ad altri della Disney, è stato accusato di maschilismo per diversi motivi, così come sono stato uno dei primi ad accodarmi contro Cenerentola, quella proprio dimostrazione di maschilismo oltre ogni limite, questa ragazza che deve obbedire, obbedisci che tanto prima o poi arriva che ti salva il culo, vai tranquilla, che siano i topi, la fata madrina, che sia il principe, vai tranquilla che prima o poi ti salverai sposandoti. Mamma mia Cenerentola, non mi ci fate pensare. Qua abbiamo la Sirenetta e tanti la accusano di aver rinunciato a quella che è la sua dote più grande, ovvero la voce, quindi le sue capacità canore, ma anche la sua possibilità di comunicare, ci rinuncia per un uomo. Ma che cacchio state dicendo? Ma cosa state dicendo? Maschilismo? Maschilismo? Lei ha fatto una scelta! Cosa che Cenerentola non ha mai fatto, lei ha fatto una scelta, non è stata obbligata da nessuno nel compiere questa scelta, la si è posta di fronte ad una sua libertà. Cosa vuoi fare del tuo corpo? Vuoi fare una cazzata? Perché è una cazzata donare la propria voce perché ti garba uno, ok? Ma lei l'ha fatto consapevole e responsabile delle sue azioni. Niente l'ha obbligato a farlo, non è stato Erika a obbligarla a cedere la sua voce. Al limite si potrebbe vedere il comportamento del padre un po', quasi forse un istigarla a farlo, ma anche no, il padre si muove in quanto figura genitoriale, quindi non c'è del maschilismo qui dentro, in questo film. Lei sceglie, io, senza nessun obbligo, voglio cedere la mia voce perché voglio un paio di gambe. Punto.
Quindi non c'è del maschilismo. Smettiamola con questa caccia all'uomo che veramente non ha senso. E si parte con grande festa a casa di Re Tritone. E non ho ancora capito se è una festa per il debutto in società di Ariel, se è una festa per, non so, è il compleanno di Tritone, se semplicemente è una festa perché Ariel comincerà a cantare in pubblico, perché dote di ogni sirena che si rispetti è una voce meravigliosa. Però c'è questa festa, Ariel è una componente fondamentale, Ariel non si presenta. E già qui cominciano ad esserci un po' di stranezze, no? Perché fin da subito si dimostra da parte degli abitanti del mare una diffidenza giustificata nei confronti degli esseri umani. E cazzo, gli esseri umani li pescano, se li mangiano, vorrei ben dire. Conseguentemente c'è della diffidenza, c'è del distacco, non comunicano mai con gli umani. E quindi io mi chiedo, com'è possibile che abbiano sviluppato una parola e una scrittura e anche una scrittura della musica identica a quella umana? E voi dite, ciao, sono un cagacazzo. Sì, sono un cagacazzo, però è interessante perché, chi lo sa, magari le due specie, i tritoni e gli esseri umani, hanno una derivazione comune. Magari nelle epoche antiche c'è stato un contatto fra le due specie. Magari, non lo so, potrebbe essere molto interessante capire come mai ci si ritrova con queste uguaglianze. Però il film ovviamente non ne parla. Mi avrebbe fatto contento, però io sono un cagacazzo, quindi... Particolare caratteristica di questo film è il voler rappresentare degli esseri viventi tipicamente acquatici, però vogliono allo stesso tempo assimilarli a noi, che viviamo sulla terraferma. E quindi gli fanno dire cose del tipo, dai, non fare lo scemo, non fare il pesce rosso. Ma il pesce rosso non abita nel mare, il pesce rosso, se non sbaglio, è d'acqua dolce. Poi immagino conoscano diversi tipi di pesci di colore rosso, non soltanto quello che intendiamo noi. Conseguentemente quella battuta lì è fatta per un pubblico tipicamente terrestre. Però non, quella lì non è gente terrestre, dovrebbe avere altri valori, altre idee su cui basare il proprio linguaggio. Invece no, c'è stata in generale una brutta caratterizzazione. Questo film non è un film per bambini, e questa è la particolarità. Questo film è molto più profondo, in fondo al mare, no vabbè, non questa stronzata. Questo film è molto più profondo perché noi ci ritroviamo con Ariel, questa sedicenne, che di base è un adolescente e ha voglia di scoprire il mondo. Questa sua grande voglia di scoprire il mondo e avvicinarsi al diverso, gli esseri umani, no? E non capisce perché il padre cerca di difenderla tenendola lontana da questo mondo. Cioè, noi abbiamo in realtà in questo film un adolescente che è in crisi con se stessa e queste crisi la mettono anche in un rapporto di conflittualità con la figura paterna, con il padre. E questo è psicologicamente molto interessante, no? Vedere come lei finisca col fare delle stupidaggini a causa di questa sua personalità che quasi nemmeno lei comprende. Qui ci siamo di fronte ad una pubertà, una rappresentazione perfetta della pubertà, dell'adolescenza, della ricerca di se stessi. È molto profondo questo film da questo punto di vista. Però si vuole ricamare sulla storia d'amore, eccetera, eccetera, infatti poi la cosa va un pochino in malora. Ariel non si presenta alla festa perché è a caccia di oggetti degli esseri umani. È all'interno di un galeone con il pesce Flaubert, come cavolo si chiama, non mi ricordo. Insomma, in questo galeone, alla ricerca di oggetti, trova una forchetta, trova una pipa, salta fuori un mega squalo allucinante che comincia a divorare questa nave praticamente, la distrugge a colpi di morso. Un po' esagerato lo squalo, cioè so che gli squali possono fare effettivamente dei danni dando musate e mordendo, però da lì a distruggere un galeone, vabbè. Insomma, in seguimento alla fine ovviamente non possono morire, si salvano e vanno da questo gabbiano che si spaccia per un grande conoscitore degli esseri umani, invece non sa una seppia, e si intrattengono con lui finché Ariel dice: oh, porco cane, ci avevo il debutto canoro, vaffandomo, devo correre subito al castello. Al castello c'è Re Tritone che è incazzato come un'ape, ma dove eri, cosa stavi facendo, cosa non stavi facendo? Il pesce si fa scappare che erano alla ricerca di oggetti degli umani.
E qui subito parte Tritone: ti ho detto che gli umani sono pericolosi, ti ho detto che devi stare lontana dalla superficie ai 16 anni. Tutto, insomma, un padre premuroso. Lo fanno, Tritone è caratterizzato molto bene. Lo fanno vedere che lui vuole un bene cane alla figlia. E sinceramente non lo considero nemmeno iperprotettivo. No, tutto sommato Ariel è sempre libera di andare in giro dove cacchio le pare, quindi non è che è iperprotettivo. È un po' rompicoglioni, ma giustamente, cioè, sai che tua figlia rischia la vita ogni volta che si avvicina alla superficie e che cacchio, non gli dici di starci lontano. Ariel va a piangere, non so dove, cioè so dove, poi ve lo spiego, e ora entra in scena il personaggio del cattivo Ursula. Ed è un'entrata in scena veramente brutta, ma brutta, brutta, perché c'è questo suo monologo dove parla di sé, no? È roba di una tristezza. Quando un personaggio parla di sé, no? Questa comunicazione diretta al pubblico è veramente ridicola. Cioè, il pubblico può trovarla interessante perché magari lì per lì non ci pensa e dice, vabbè, mi sta dando delle informazioni che mi serviranno poi in futuro. Ok. Cioè, in pratica c'è Ursula che dice, eccomi qua, dopo che ho fatto la mia vita a palazzo, mi ritrovo qui, sono stata una reietta, sono stata allontanata e ce l'ho a morte con Tritone per questo, no? E dice tutte queste cose che ti fanno capire com'è il personaggio. Però cazzo, è una stupidaggine, ma chi mai lo fa nella vita reale un discorso del genere? Chi di voi, cazzo, io prima di venire qua a registrare vado allo specchio, mi preparo, adesso sto per andare a registrare perché sono uno youtubers, devo parlare del film Disney, della Sirenetta, ci sarà Ken ad aspettarmi a casa sua. Ma chi cazzo lo fa questo lavoro qui? Nessuno! Nessuno! È roba incredibile! I monologhi che danno una comunicazione così diretta con il pubblico non hanno minimo senso, sono proprio incredibili! Un'entrata in scena orribile di questo personaggio. Ariel è lì che tribola, ad un certo punto vede delle esplosioni in superficie. Giustamente, cazzo, ci sono delle esplosioni, vado a vedere, no? Vabbè. E c'è questo galeone dove c'è questa gran festa perché è il compleanno del principe Eric e stanno sparando dei fuochi d'artificio, tra parentesi, che rasentano le vele ogni volta, cioè roba che piglia fuoco tutta la nave. Che cazzo state facendo con quei fuochi d'artificio? Vabbè. E lei vede Eric e dice, cazzo com'è bello, si innamora. Il vero amore, no? L'ha visto che è figo. Il vero amore. Ne parliamo fra poco. Parte una mega tempesta, la nave affonda, esplode ovviamente perché ci sono anche fuochi d'artificio, quindi casino, esplosioni, eccetera. Eric torna indietro per salvare il suo cane, bravo, però affoga, rischia di affogare, e allora lei prende e lei salva lui. Al primo giro è lei che salva lui, quindi non mi rompete le scatole sul maschilismo di questo film, non ce n'è in questo film di maschilismo, cazzo, c'è l'inversione delle parti, adesso venitemi a dire che lei si è sacrificata per l'uomo, roba di questo genere, poi magari se lui salvava lei, ecco fatto, la donna che viene salvata dall'uomo, cioè, calma, lei salva lui, quindi è lei l'eroina a sto giro. A questo punto parliamo un secondo del personaggio di Sebastian, no? Questo granchio, perché va bene una leggera trasposizione, il pesce che sa parlare, no? Queste cose qui, va bene. Però cazzo, Sebastian è fatto veramente di merda, non come psicologia del personaggio, perché come personaggio senza dubbio positivo, ha una buona sfera emotiva, è comprensibile, ok? Ma cazzo, proprio come è stato realizzato? Al di là del fatto che ha una dentatura umana, è un granchio. Non ridere Ken. Ha una dentatura umana. Non ridere. È terribile quel cazzo di personaggio. È un granchio e ha una dentatura umana. Cioè, capita che all'interno dei film Disney animali, anche tipo i gabbiani, gli albatros col becco, poi salti fuori che hanno i denti sotto, non è possibile, è una stupidaggine incredibile. Però magari ci fai l'occhio, no? Mettiamola così. Però cazzo, questo granchio c'ha la dentatura umana. Corre in avanti. Che io sappia, i granchi si muovono di lato. C'ha delle chele fortissime, in grado di recidere una cima, la cima di una nave.
così, ciak, ma che cazzo di chele c'ha quel granchio? È una roba incredibile. Poi è in grado di far suonare chiunque. Se lui prende la bacchetta e si mette così, ci sono le anatre che girano le tartarughe e cominciano a fare i tamburelli. Ma che cazzo? No, no, veramente è un personaggio. Poi ne fa anche un'altra. Ora, e poi, cioè, quando nuota, i granchi, che io sappia, vagamente camminano, arriva un po' di corrente, se li porta via. Non è che nuotano veramente. Questo granchio nuota e riesce ad andare veloce quanto quasi una sirena. Dai, ma veramente no. Sebastian è proprio ciò che di più antibiologico esista nella storia, penso, dei cartoni animati di Disney. Ad ogni modo, Ariel è innamorata e c'è Ursula che si accorge di questo e dice: "Haha, adesso faccio un bello scherzetto a Tritone. Come mio solito, Ursula è la strega del mare, io faccio firmare un contrattino che obbligherà Ariel, nel caso non dovesse portare a conclusione il contratto, a diventare una mia vittima, una delle tante alghe che io tengo esiliate qua con me nella mia casa." Quindi Ariel si trova di fronte a questa decisione, no? Dare la sua voce in cambio di un paio di gambe. Ecco, è interessante questa cosa, no? Perché così come il film è strutturato, a me non sembra tanto che Ariel voglia un paio di gambe per camminare. A me sembra più che gli dica: "Ursula, dammi un paio di gambe perché le voglio aprire." Perché poi alla fine è questo quello che si vede. Questa, giustamente, è un'adolescente che c'ha voglia di cazzo. Punto, basta, cioè, boh, diventerò impopolare per questa cosa, non me ne frega niente. Ariel ha voglia di stantuffarsi con Eric, punto. E in tantissimi casi si vede questo suo desiderio, no? Questo suo voler approcciarsi. Non chiamiamolo il vero amore, è una stronzata chiamarlo vero amore. Si sono visti, un colpo d'occhio, lei ha salvato lui, ma non si sono mai parlati, non si conoscono, si sono solo visti. Lei c'ha voglia di cazzo, punto. Punto, non c'è nient'altro e non c'è niente di male. Non è che è una troia perché c'ha voglia di cazzo, ma che discorsi di merda sono? Non è che è maschilismo perché questa c'ha voglia di cazzo. È una donna, ha degli istinti sessuali come ogni essere umano e o sirenide a seconda della specie. Ha degli istinti, ha dei desideri, vuole poter aprire un paio di gambe. Punto. Questo è quanto. Tra parentesi, è così clamoroso questo suo desiderio di avere rapporti con Eric che viene anche quasi palesato con una cosa quasi subliminale, che subliminale non è perché è evidentissima. C'è il punto in cui lei è sullo scoglio e guarda Eric e canta la sua canzone e dice... lo conoscete tutti quel punto, che è sullo scoglio e dice: "Che il sogno mio si avvererà." Un mega spruzzo alle sue spalle, cazzo. Dai, è chiaramente un richiamo a uno squirt incredibile quello, per favore. Ora, non voglio essere volgare, ma che cazzo, ma soltanto io sono così malizioso, ho visto questo doppio senso così clamorosissimo. Non lo so, ditemi voi. Insomma, alla fine dice: "Va bene, firmo, perché sento che Eric è il mio vero amore. Io firmo e nel contratto c'è scritto: guarda, hai 3 giorni di tempo per farti dare un bacio di vero amore." 3 giorni vero amore, già meglio di Cenerentola sicuramente, che è una nottata di gala, ecco. "Hai 3 giorni di tempo, io ti do le gambe, io mi prendo la tua voce, devi riuscire a farti dare un bacio di vero amore." Lei firma, la sua voce viene rinchiusa all'interno di una conchiglia e con le sue nuove gambe viene mandata in superficie, tra parentesi, proprio davanti a casa del principe Eric. Tenete conto che scopo di Ursula è fare in modo che alla fine questo bacio non avvenga. Da contratto non c'è scritto che la devi parcheggiare davanti a casa di Eric. Poteva tranquillamente mandarla, boh, in Argentina e voglio vedere come cazzo ci arriva a casa di Eric, altro che 3 giorni. E lì finiva il film a posto. No, giustamente il cattivo deve fare sempre la cazzata, Sam sembra aver pensato a tutto, e invece no, dà modo ad Ariel effettivamente di riuscirci. Insomma, Ariel passa un po' di tempo, 2-3 giorni, in casa
di Eric che l'accoglie perché pensa sia una naufraga. Tra parentesi, come ha fatto Eric a non riconoscerla, che è abbastanza particolare il suo viso e anche i suoi capelli, però vabbè. Perché Eric si è fissato con la sua voce. E questo ci sta, no? Nella storia delle sirene un grande classico è la loro voce incredibile che ammalia i marinai, quindi ci può stare. E vede che è muta, quindi Eric dice non è lei, non è lei la ragazza di cui mi sono innamorato quando sono stato salvato. Però passano del tempo insieme, c'è anche il suo vice, il suo consigliere che gli dice ascolta, te sei alla ricerca di una ragazza che non sappiamo nemmeno se esiste, questa esiste e come, non vede l'ora di... Eric, su, un po' di onore al regno, dai, sii uomo, senza maschilismi, ok? Così come lei vuole essere donna, anche lui è giusto che si voglia essere uomo, insomma, voglia consumare, ecco. E difatti passano tanto tempo insieme, si divertono, stanno bene, sebbene lei sia muta. E alla fine sta per esserci questo bacio, ma no, la barca viene capottata dalle due murene di Ursula. Ovviamente Ariel viene aiutata dai suoi amici, in particolar modo da Sebastian, che in quanto granchio è capace di stare sia in fondo al mar che sulla terraferma. E c'è questo punto incredibile, veramente osceno, proprio quando c'è Sebastian di mezzo vedi l'uomo oscena. Anche in fondo al mar la canzone ha fatto un successo strepitoso, però c'è un punto dove dice, spero che sia colpa del doppiaggio italiano, il Luccio è il re del blues, no? Ma i Lucci, anche quelli, non sono di acqua dolce, cioè, vabbè. Sebastian si ritrova face to face con questo cuoco che tra parentesi canticchia una canzone che è tremendamente simile, andatela a sentire, a Stia con noi della Bella e la Bestia. Piccolo appunto, andate a vedere se ho ragione. Comunque c'è questo cuoco francese che vuole cucinare Sebastian e quindi parte questa colluttazione e questo cuoco è scleratissimo, cioè gli scappa il granchio, comincia a tirargli dei coltelli. Ma che cazzo, cioè mi scappa un granchio e gli tiro i coltelli dietro, che cazzo stai facendo? Poi prende una mannaia e taglia a metà un comodino, un mobile, che cazzo era, un comodino, non lo so, un tavolo. E distrugge la cucina per inseguire un cazzo di granchio, cioè... No, veramente queste parentesi comiche spicciole, proprio Disney, ti prego, risparmiatele che sono di una tristezza incredibile. Ursula si caga sotto perché dice, cacchiarola, qui questa qua già al secondo giorno ce la fa a baciarlo. No, devo correre ai ripari. Allora fa una delle sue magie, si trasforma in una gran figa mora, prende la voce di Ariel, se la mette al collo, vi ricordo che era all'interno di una conchiglia, va e... Amalia si spaccia per Ariel, comunque fa una magia e ammalia Eric, obbligandolo a sposarla. Parte la cerimonia, partono sulla nave nuziale e il gabbiano chiama tutti a raccolta, tutti quanti devono riuscire ad evitare che questo matrimonio si compia, perché se si compie il matrimonio Eric bacerà di vero amore, forse, non lo so, Ursula anziché Ariel. E c'è il rischio che una moglie questa cosa si scopra passi il terzo giorno. Sta di fatto che caos, colluttazione, Ursula perde la voce di Ariel, si rompe la conchiglia, si libera la voce di Ariel che torna ad Ariel, finalmente Eric riconosce Ariel, si libera dall'incantesimo di Ursula e riconosce Ariel, però tramonta il sole. E c'è Ursula che dice ah 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 bene, orco cane, come godo, finalmente un cattivo che ce la fa. Il sole è tramontato, adesso diventi una delle mie alghe e la porta giù, la porta in fondo al mare. Arriva Tritone, incazzato come un'ape, che dice libera mia figlia, no guarda ha firmato il contratto, gli spara dei raggi cosmici ma non c'è verso, quel contratto è indistruttibile perché è vero, è stato firmato, è regolare, vabbè. E quindi Ursula gli dice Tritone ascolta, è presto detto, mi firmi questo contrattino qui, un controcontratto, te ti sacrifichi al posto di tua figlia. E Tritone firma il contratto per farsi trasformare in alga al posto di Ariel e Ariel è libera. Piccolo problema, adesso Ursula entra in possesso del Tritone, del tridente di Tritone e diventa la regina del mare, non so perché, insomma lo spodesta dal trono. Si incazza come una iena, si ingigantisce, vuole ammazzare tutti, vuole fare un casino, crea un mega vortice che risucchierebbe Eric e tutti quanti in questo vortice, insieme ai relitti presi dal fondo marino, insomma questo delirio crea questo vortice
Ed ecco che c'è la morte di Ursula con una cazzata incredibile. Cioè c'è... Ursula crea questo vortice di fronte a sé, no? Eric monta in cima a questa nave, un relitto, non mi ricordo cosa sia, gira il timone e fa piantare la nave nel petto di Ursula uccidendola, no? Ma cazzo, ma è una cazzata, sei suicidata quasi Ursula, cioè è come se io ho il potere di creare dei tornadi, dei turbini e comincio a far turbinare dei coltelli, no? E ad un certo punto un coltello me lo autopianto nel fianco, cioè dai. È vero che Eric ha girato il timone, però ma che cazzo stai facendo Ursula, dai, come sei morta male. Muore Ursula, Tritone ritorna ad essere Tritone, reimbraccia il suo tridente e fa tornare tutta la normalità, tutti felici e contenti. Ariel è lì che tribola perché è tornata sirena e non può stare con il suo amato. Tritone capisce che Eric è un bravo ragazzo, tra parentesi gli ha salvato il culo, e che forse non tutti gli umani sono cattivi e che forse è giusto che sua figlia viva una vita felice e non sta a lui, non spetta a lui stabilire quale sia la sua felicità. Ecco fatto che prende il tridente e gli dà un paio di gambe. Bellissimo, bellissimo. Questo film è bellissimo, soprattutto dal punto di vista di come è stata sviluppata la figura paterna di Tritone. Veramente un filmone non adatto ai bambini, secondo me, perché non colgono bene le sfumature psicologiche che ci sono dietro. Un bambino lo può vedere comunque come intrattenimento, sia chiaro, ma è più per un pubblico adulto, anche adolescente magari, perché è pieno di sfumature. Alcune curiosità: la Sirenetta originariamente doveva far parte di uno dei film collettivi, già avevano pianificato di realizzare questo film, ma doveva essere un cortometraggio. Invece più avanti, nel 89, parecchio più avanti, hanno deciso di farci un film e hanno fatto bene. Nella fiaba di Andersen la trasformazione da sirena a essere umano è leggermente diversa, diciamo che è tremendamente dolorosa perché è come se le tagliassero a metà la coda. Immaginate a voi che vi si taglino a metà per lungo le gambe, ecco, è questo. E per lei camminare è molto difficoltoso, non tanto per l'equilibrio quanto per il dolore, un dolore allucinante che viene descritto come se avesse le gambe trapassate da 1000 coltelli. Agghiacciante. È condannata non a diventare un'alca ma a diventare spuma di mare nel caso non riesca a far innamorare di sé Eric, e non ha 3 giorni di tempo, ha un anno di tempo. Un anno di tempo, mi si comincia a parlare di vero amore, lo trovo già più vagamente plausibile. Nella fiaba ad Ariel di Eric gliene importa relativamente, in realtà non è il vero amore quello che cerca, quello che lei vuole è un'anima. Eh sì, perché le sirene vivono fino a 300 anni ma non hanno un'anima, invece gli umani sì. Quindi lei vorrebbe avere un'anima e vorrebbe vivere nel mondo degli umani. In realtà non è interessata, è più interessata a questo, al mondo degli umani e ad avere un'anima. Nel film invece abbiamo visto che gli interessa di più avere una relazione con Eric. Sono scelte, diciamo che forse possono essere scelte più condivisibili da persone come noi che un'anima ce l'hanno, forse. Nella fiaba di Andersen le sorelle di Ariel si tagliano i capelli e li vendono, li danno in cambio alla strega del mare per farsi dare un coltello con cui Ariel dovrà uccidere il principe così da poter intingere le sue gambe nel suo sangue e tornare sirena. Catroia. Però Ariel si rifiuta e lancia il coltello in mare sacrificandosi per Eric. Dopo essersi sacrificata per Eric lanciando in mare il coltello con cui avrebbe dovuto ucciderlo, ecco fatto che gli spiriti dell'aria, ci sono gli spiriti dell'aria, vedono questa gentilezza da parte di Ariel, le impediscono di trasformarsi in spuma di mare ma la rendono uno spirito dell'aria e gli promettono che se continuerà a fare del bene allora forse riceverà un'anima con cui andare in paradiso, però non prima dei 300 anni. E siamo arrivati al momento del miglior personaggio. Il miglior personaggio di questo film, credo che lo possiate intuire da come ho parlato, è senza alcun dubbio Re Tritone. Re Tritone che si dimostra un padre, insomma, abbastanza
categorico, serio, però ha un buon cuore, cioè si vede subito, anche quando c'è un punto in cui Ariel ha questa stanza, non è questa grotta, che ha riempito con tutti gli utensili umani, Tritone la scopre, si incazza, una roba incredibile, comincia a tirare la giraser ovunque, distrugge ogni cosa, e Ariel scoppia a piangere. A Tritone lo fanno vedere bene, c'è proprio un punto che fa per andarsene incazzato, ma si volta, che è tristissimo per quello che ha fatto, perché da genitore si rende conto che è stato necessario, il suo dovere di genitore era questo. Forse un po' forte, forse ha sbagliato, però si vede bene la differenza fra il genitore che fa il genitore che è amico del proprio figlio. Sapete che c'è sempre questa diatriba, no? Io sono dell'idea che il genitore debba essere, prima ancora che un amico, un istruttore. Non dico educatore perché il termine educazione non mi piace. Un istruttore, uno che va al di là dei propri sentimenti personali, ma fa quello che sente essere il suo dovere per il bene del figlio, ecco. In questo caso Tritone forse è un po' esagerato. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che ha spinto Ariel fra le braccia di Ursula. In quanto genitore può commettere degli errori. Cioè, non, i genitori sono degli esseri umani, vabbè, in questo caso degli sirenidi, ma sono delle persone. Quindi non me la sento di giudicarlo per questo, anche perché tutto quello che ha fatto è stato sempre in favore della figlia ed è dimostrato dal fatto che si è sacrificato per lei, mettendo tra parentesi a rischio tutto il mondo marino, infatti forse lì è stato sconsiderato lui, ha perso di vista addirittura la sua carica reale nei confronti del suo titolo di genitore, mio Dio. Però alla fine poi capisce che non può obbligare la figlia, e sempre da genitore, lui come persona vorrebbe avere la figlia con sé. Come genitore però si rende conto che è suo dovere fare in modo che sua figlia segua quella che pensa essere la sua strada. La capisce in quanto genitore e le dà un paio di gambe. Io non lo so, un personaggio, no? Che cosa dovrebbe fare? Forse è uno dei più bei personaggi Disney, il Tritone. Quindi il miglior personaggio, almeno di questo film, è sicuramente il Tritone. Se siete d'accordo con me, un bel mi piace. Se non siete d'accordo, un bel mi piace lo stesso. Da Ken c'è poi tutto. Ci vediamo con il prossimo classico Disney.